Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi mi fate compagnia mentre creo un journal a tema Alice. Queste carte sono davvero particolari, belle, mi sono piaciute tantissimo, quindi ho voluto acquistarle. Le ho trovate in un negozio Etsy, vi lascio il link nella descrizione del video. E quindi mentre creo, tuttora sto ancora registrando, i vari step di come creare un journal, perché vi ho mostrato come creare qualche effimera, qualcosina così, però un journal insieme non l'avevamo mai creato. Quindi inizio col togliere la parte bianca, perché il formato americano è diverso dal nostro, quindi rimane un po' di bordino bianco cioè quando si stampa. Allora, le ho ritagliate tutte, ho tolto la parte bianca, e sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cioè pagine fatte in questo modo, cioè tutte stampate tutte intere. Dietro naturalmente sono bianche, quindi andrò ad aggiungere un foglio di carta invecchiata col caffè o col tè, o le carte, quelle che ho realizzato con la carta velina. Queste qua molto probabilmente io le ho stampate due per pagina e sono per quegli album, quelli più alti, non mi ricordo come si chiamano. Io ne ho stampate due e quindi devo nascondere questa parte bianca. Sono quindi di questo tipo. Le ho tagliate per lo più con la tallerina o la forbice, le forbici, ma potete anche farle strappate. Io vi sto mostrando questo con le carte digitali, ma vi farò un altro video dove vi mostrerò anche se, con le carte, insomma, di recupero. E poi abbiamo tre di queste con, almeno per questa collezione, con lo sfondo però è quasi come se fosse appannato. Intanto ho scelto qualche carta di quelle che ho fatto con la Jelly Plate da aggiungere. Allora, quelle che sono stampate da entrambe le parti farò delle pagine a parte e magari qualcuna di queste, tipo questa ad esempio, che è stampata solo da un lato, l'andrò ad incollare dietro ad una di queste pagine. Quindi questa qua è tutta dorata, poi c'è questa che è molto carina come colori, pure bene o male ci sta. Allora, queste sono da entrambi i lati, quindi saranno pagine proprio a sé. Queste invece sono stampate solo da un lato e poi abbiamo qui le altre che ho invecchiato con la carta velina. Allora, questa è viola, questa è rosa, questa è azzurro, vediamo un altro viola, questo qua, qualcosina verde. Vediamo dove arriviamo. Questo qua con il celeste, quindi lo andrò ad incollare così, ed è una. Poi questa col blu, così. Questa qua con questa. Questa qua lasciamo per dopo. Prendiamo questa con questa. Ok. Questa con una blu. Comunque azzurra. E prendiamo anche questa con questa. E questa col
E quindi continuo ad abbinare le varie pagine per colore, e aggiungendo anche quelle con invecchiate col caffè, col tè, eccetera. E per non fare un video lunghissimo, anche se credo farò un paio di puntate, forse anche di più, ho velocizzato il video. Allora, intanto mi scuso per i capelli che entrano nell'inquadratura, ma dal monitor della videocamera non riesco a vedere con la luce e ho un cavalletto di fortuna, chiamiamolo così, perché non riesco a trovare un cavalletto decente. Io non riprendo con il telefonino, ma con la videocamera, quindi non sono ancora riuscita a trovare un cavalletto. Se magari qualcuno me ne consiglia uno, lo ringrazio anticipatamente, scrivetelo magari nei commenti. Perché quello che ho, non riesco a metterlo, sulla testa, diciamo, in modo che, si possa ottenere questa inquadratura. Infatti, negli altri video mi vedete sempre, cioè, l'inquadratura laterale. E invece così credo che si dovrebbe, tra virgolette, vedere meglio. Quindi io incollo le pagine sulle pagine abbinate prima e con la colla stick e poi faccio il punto con la macchina da cucire tutto intorno, che è anche decorativo. Allora, non tutte le pagine poi le vado a ritagliare pari pari della stessa misura della pagina che abbiamo ritagliato prima, quella stampata, ma per alcune, per esempio per questa qua, faccio delle tasche oppure, non lo so, un'aletta laterale, una tasca unica sotto, tagliando magari solo da un lato, quindi cerco di variare cioè le varie pagine, di farle in modo diverso. Quindi vado a cucire le pagine tutte intorno, cioè la pagina, diciamo, quella stampata. E appunto, come vi stavo dicendo poc'anzi, alcune le vado a ritagliare, altre invece, diventeranno tasche, o alette, dove poi incollare altri elementi come buste, tasche, eccetera. E continuo così, faccio alcune le ho fatte col punto dritto, altre col zigzag, altre alternate, e ho cambiato il colore come ho fatto, cioè come farò anche con i distress dopo, in base alla pagina, al colore della pagina. Quindi ho messo il colore chiaro per il rosa, e, cioè no, per il rosa ho messo proprio il rosa, per il celeste, e per gli altri, quelli color caffè, invecchiati col caffè, ho usato il filo di colore nero. Poi chiaramente ognuno lo realizza come più gli piace. Qui, per esempio, ho fatto prima il punto sotto alla base dove verrà poi la tasca, e poi, una volta piegata la tasca, vedete la parte inferiore che rimane piegata, si cuce sui tre lati. Per questo, ad esempio, ho fatto solo una tasca sul fondo della pagina e la parte che vedete a sinistra, dalla pagina dove c'è il coniglio, in seguito l'andrò a tagliare. Però, volendo, si potrebbe anche lasciare fare, ad esempio, un'aletta, per dire, no? Invece, come vedete, vado poi a tagliarlo. Poi lo piego a metà, poi vabbè, in fase di impaginazione decido se tenerlo piegato da questo lato o dall'altro, cioè con la stampa fuori. Dipende poi dall'impaginazione, appunto. E faccio così un pochino per tutte le pagine, infatti le ho cucite tutte, soprattutto perché ho usato la colla stick. Purtroppo la mia stampante fa i capricci e quindi dovrei stampare su fogli più spessi, però oltre i 160 grammi non riesce a stampare. Comunque queste carte le ho stampate su 80 grammi, le copie le ho fatte su 80 grammi. I fogli che ho usato per
cioè abbinati, quelli che mi avete visto, cioè che ho invecchiato col tè, col caffè, eccetera, pure sono da 80 grammi, quindi 80, 80, 160 grammi, insomma, cioè, hanno uno spessore abbastanza buono. E quindi continuo così, lì dove c'è il filo da fermare, lo fermo con due nodi, taglio i fili e continuo così con tutte le pagine. Questa pagina, ad esempio, ho lasciato tutto il foglio e ho realizzato una tasca ad angolo. Questa è comoda se magari metti, non so, una tag più grande o più pesante, non scivola via dalla pagina quando giri, sfogliando il junk. Solitamente quando metto una tag magari più grande, devo aggiungere la clip. Come potete vedere, alternato zigzag, dritto, tutte zigzag, in modo da rendere il journal più movimentato, diciamo così. Allora, questa pagina in particolare ed un'altra, quella col cappellaio, hanno il disegno proprio al centro. Quindi, se io vado a piegarlo, il coniglio in questo caso verrà tagliato in due. Quindi, cosa faccio? Sposto la piega più a sinistra e poi prendo la misura della larghezza delle pagine e faccio un'altra piega. Quindi poi andrà messa in questo modo dal lato sinistro e verrà poi in aletta. E questa è l'altra pagina di cui vi parlavo. Quindi qui vado un pochino più a destra, vedete? E poi piego la stessa misura. E quindi così. Questa qua invece l'ho lasciata la pagina tutta intera senza tagliare. Vedete? Poi dopo l'andremo a decorare. Allora, ho usato quattro inchiostri diversi: Walnut Stain, lo Stormy Sky, l'Edged Mogany, che è questo qua rosso, e il Dusty Concord. Ho diviso le pagine in base al colore, cioè quelle che tendono sul violetto, quelle che sono invece sul rosa, quelle color caffè e quelle, le altre che sono sull'azzurro e il verde. E quindi una volta divise per colore ho appunto distressato i bordi. Per quanto riguarda le tasche, che in teoria si dovrebbero fare prima, io lo faccio in seguito. E aggiungendo all'interno della tasca un pezzo di carta, un foglio, in modo da non sporcare il resto della pagina e inchiostro il bordo o distresso il bordo, come vogliamo dire. Allora, qui che ho lasciato il bordo, non ho strappato, vado a fare una bordura con un timbro. Ho scelto questo, eccolo qua. Così. Provo a fare una prova di impaginazione. Dunque, saranno tre rilegature, quindi
facciamo. Questa come interrompiamo. Questa è la tasca, questa alla letta. Questa centrale. Allora, prima rilegatura, questa centrino, questa qui c'è la tasca, qui aletta dove andrò ad incollare delle tasche, così, altra tasca, giri, aletta, qui andremo a incollare qualcosa, pagina centrale, questa si apre, e della prima, fermiamo, seconda, seconda, qui troppo chiaro, devo mettere qualcosa, eccetera. Qui forse dovrebbe, boh, non lo so, magari stampo un'altra pagina, però più o meno. E infine questa qua. Ho ritagliato quindi i vari elementi decorativi di effimera che ho stampato doppi, quindi già erano due fogli o tre, non mi ricordo, e ho dovuto ristamparli perché avevo dimenticato di togliere la spunta adatta alla pagina, e quindi alcuni fiori, il fungo e altri elementi erano usciti tagliati, quindi ho fatto il doppio del lavoro, quindi ho impiegato una giornata intera, anche di più, per ritagliare il tutto, anche perché non ci vedo benissimo, e quindi ho dovuto farlo con l'aiuto della lente. All'interno degli effimera poi c'è questa busta, questa qua, alla quale aggiungerò un foglio di acetato, e anche questo foglio, questo qua, che non sapevo come aggiungere al journal, e c'erano delle parti bianche da ritagliare, e andrò ad aggiungere dell'acetato anche qui. Vediamo, ho trovato questo foglio che come colori ci sta, e quindi vado a creare due tasche così verticali e due orizzontali. Allora, ho aggiunto una confezione, un pezzo da una confezione di adesivi, e ho messo il nastro biadesivo sui tre lati, lasciando la parte superiore aperta. Vedete, c'è il nastro, devo ancora tirare la pellicola, e vado ad aggiungere delle paillette così olografiche, giusto per creare una sorta di shaker, ma molto sottile. Io poi con lo shaker vabbè sono negata, giusto per dare un po' di colore anche alla finestra. E procedo. Allora, per questa tasca, anzi per queste tasche, perché poi alla fine saranno quattro, ho usato lo sfondo che è un cartoncino un pochino troppo spesso,
infatti credo sia un 200 grammi circa, e insieme ai 180, cioè 160 grammi della carta digitale, diciamo che è diventato un pochino troppo spesso, ho avuto difficoltà al momento di rilegarlo all'interno del fascicoletto del junk. Quindi abbiamo ottenuto un'unica tasca sopra, che poi verrà divisa in due dalla rilegatura, e ci rimane la parte inferiore. Da qui andrò ad ottenere due altre tasche orizzontali. Prendo la metà da un lato e dall'altro. Siccome non ho un punch tondo, ma dovrei metterla, cioè fare la fustellata, prendo la envelope punch board e taglio. Faccio due panciate da una parte e dall'altra in modo da poter prendere in modo più agevole la tag che andrà all'interno. In seguito vado a mettere un nastro adesivo sul fondo della pagina per chiudere appunto la tasca. Io mi fermo qui con questo video. Quindi continuerà nel prossimo. Io vi ringrazio per aver visto il video, spero che il junk vi stia piacendo e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Un bacione, ciao alla prossima, ciao ciao!